Buongiorno a tutti, bentornati. Siamo in diretta con Postural Fitness. Siamo un po' in ritardo come al solito, ma so che non c'è nessuno a quest'ora, quindi vi lascerò il video ovviamente su Facebook o su YouTube. Allora, andiamo ad attivare subito il nostro timer. Cominciamo con il nostro allenamento. Ci serve solo un tappetino. Andiamo. Allora, divarichiamo le gambe, punte verso l'esterno, pancia risucchiata, rilassiamo bene le spalle, da qui allunghiamo le braccia in alto, prendendo aria, poi ritorniamo giù. Due, tre, quattro, arrivo su, rimango e mobilizzo le spalle. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Da qui vado a ruotare il busto e ritorno. Prendo aria, mando l'aria fuori. Prendo aria, mando l'aria fuori. L'ultima volta prendo aria, mando l'aria fuori e da qui porto le mani sui fianchi. Vado giù, apro bene le spalle e poi arrotondo la schiena e ritorno. Vai, due. Mobilizziamo bene la colonna vertebrale. Vai, scendi, schiena distesa, sali, schiena rotonda. Ancora quattro. Ancora tre. Ancora due. E l'ultima volta. Da qui andiamo con le mani sui fianchi, andiamo a fare delle circonvoluzioni del busto da destra a sinistra. Vai, uno, due, quattro e cinque. Cambio dall'altro lato, via. Uno, due, tre, quattro e cinque. Ok, andiamo con le braccia lungo i fianchi, andiamo su con il braccio, allunghiamo e poi flettiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Andiamo adesso con le mani sui fianchi, circonvoluzione del bacino, via. Uno, due, tre, quattro, cinque e cambio giro, vai. Uno, due, tre, quattro e cinque. Andiamo su con le braccia, andiamo a distendere e poi andiamo a toccare a terra, rimaniamo in questa posizione, respiriamo e andiamo ad allungare bene la catena muscolare posteriore del nostro corpo. Da qui andiamo a sollevare braccio destro e poi braccio sinistro. Vai 2, vai 3, vai 4, vai 5. Vai 6, vai 7, 8, 9 e 10. Da qui vai a destra, ruota i piedi, poggia bene il ginocchio e il piede e vai a spingere l'anca verso il basso e respira. Così. Se ce la fai, porta le mani sulla coscia e se ce la fai, porta le braccia in alto. Ok, scendi giù con le mani, distendi la gamba e vai ancora. Ritorna avanti, punta il piede dietro e distendi tutte e due le gambe.
ritorno al centro e ruota, vai, vai giù, di nuovo come prima, allunghiamo lo psoas dell'anca, se ce la facciamo, mani sulla coscia e braccia in alto. Vai giù, spingi indietro, arrotonda la schiena e guarda l'ombelico. Vai, punta il piede dietro e distendi tutte e due le gambe. Arriva qui al centro, di nuovo, chiudi i piedi. Piega le ginocchia e srotola la schiena e ritorna su, perfetto. Fa veramente caldo oggi, eh? Allora, andiamo con il primo esercizio. In sumo squat, ok? Mani dietro la nuca. Andiamo giù e su portando il carico tutto sulle gambe e cerchiamo di spingere il bacino indietro come se ci fosse una sediolina piccola piccola dove ci dobbiamo andare a sedere, appunto. Mani dietro la nuca e spingiamo i gomiti indietro per attivare bene il trapezio, il muscolo che si trova tra le scapole. Da qui andiamo, uno e su, spinta verticale, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e l'ultima volta. Rimani giù, rimanendo giù sulle gambe vai a flettere destra e sinistra, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ritorna al centro e spingi su. Ok, recupera. Andiamo a vedere. Scusate. È il caldo che mi provoca questo. Allora, andiamo a vedere il secondo esercizio. Andiamo praticamente ad incrociare, a fare un affondo incrociato dietro con la gamba destra, vedete? Al ritorno andiamo in abduzione mantenendo l'equilibrio, ok? Le mani le portiamo da qui a qui. Ok, braccia in apertura così da mantenere la stabilità del corpo. Tutto questo per 10 volte, mi raccomando, senza cadere o dondolare. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10. Ok, recupera. Andiamo con il primo esercizio che abbiamo fatto, quindi sumo, mani dietro la nuca, apri bene i gomiti e via. 1, 2, 3, 4, carica bene le gambe, 5, 6, 7, 8, 9, rimani giù e via, fletto, 1, 2, 3, carica bene queste gambe, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10. Ritorno, ok. Assurdo. Cioè, a maggio non si possono avere queste temperature. È incredibile. Ok, facciamo il secondo esercizio. Quindi andiamo con l'affondo incrociato, mantenimento dell'equilibrio e distendo la gamba lateralmente. Ok, poi ci prendiamo un break, andiamo a bere perché io sto morendo di sete. Allora, pronti? Via. Vai a fondo. Uno. Estendo, rimango. Un secondo. Due. Tre. Quattro. Vai, sali con quella gamba. Cinque. Sei. Sette. Bene. Otto. Nove. E l'ultima volta. 10. Ok. Recupera. Vai a bere un sorso d'acqua. Io vado un attimino a riempire questa bottiglietta. Arrivo. Mamma mia, un caldo assurdo. Ok, adesso poi in questa stanza ci batte il sole parecchie ore, quindi si sente ancora di più. Allora, andiamo adesso a terra, quadrupedia, piano piano. Prendo aria, srotolo, mando l'aria fuori, piego le ginocchia, poggio le mani a terra e rimango qualche secondo in postura. Così. Ok, da qui andiamo in quadrupedia e andiamo a mobilizzare la schiena, mani sotto la linea delle spalle, ginocchia sotto la linea delle anche. Le spalle sono rilassate, la pancia risucchiata e andiamo a inarcare e ad arrotondare la schiena. Via, prendo aria, mando l'aria fuori. Vai, esagera i due movimenti, 4, 3. 2 e l'ultimo 1. Ok, da qui punta i piedi sul tappetino, porta il bacino su, distendi le braccia e se ce la fai distendi anche le gambe e vai in posizione del cane o comunque di buca cavolta. Da qui la pancia rimane risucchiata, il sedere si spinge in alto. Il dorso si appiattisce, le spalle si rilassano. Ok, rimango in questa posizione qualche secondo, devo sentire l'allungamento della tutta la catena posteriore, la catena muscolare posteriore, e respiro profondamente. Ok, ritorno. Ok, perfetto. E adesso andiamo a fare. Continuiamo a fare degli esercizi di tonificazione, ok? Per il nostro addome e per poi i nostri glutei. Allora andiamo con il plank, andiamo su con le ginocchia, da qui portiamo ginocchio destro e poi ginocchio sinistro al petto, oppure poggiamo per un attimo il ginocchio a terra, destro e sinistro, ok? Vi do queste due modalità. Le mani sono sotto le spalle sono rilassate, la testa è in linea con la schiena, quindi cerchiamo di non appesantirci e attiviamo
attiviamo tantissimo l'addome e i glutei devono rimanere stretti, stretti, ok? Via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, giù, recupera, sciogli i polsi, sciogli le spalle se danno fastidio e andiamo a lavorare con il gluteo destro, perfetto. Andiamo in quadrupedia di nuovo e andiamo con il piede flex, andiamo su con la gamba 90 senza ruotare il bacino rimane frontale al tappetino, mi raccomando il controllo di questa parte del corpo. Da qui su spingo come se avessi un vassoio sul piede, non devo farlo cadere, e ritorno giù piano piano, un secondo a salire, due secondi a scendere, ok? La discesa è sempre più controllata. Via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Adesso rimani su e da qui vai a distendere e poi ritorna con il tallone vicino al gluteo. Uno, due, rimani sulla stessa linea di lavoro. Tre, quattro, cinque, che colore è? Sei, sette, otto, nove, ultima volta e da qui molleggia verso l'alto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. E giù, recupera. Ok, adesso rifacciamo il plank e poi rifacciamo questi esercizi per il gluteo. Io mi giro dall'altra parte, voi potete rimanere lì. Andiamo con il plank, o poggio il ginocchio a terra oppure lo porto verso il petto alternando ginocchio destro e ginocchio sinistro. Via, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ok, andiamo in quadrupedia, piede a martello, gamba a 90 gradi e via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, rimani su, piede distendi la gamba, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ultima volta e poi molleggia, via, uno, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ad unire i piedi, divaricare le ginocchia e distendi la schiena in questo modo, portando il sedere verso i talloni. Lavoriamo con gli abduttori dell'anca. Allora, ci portiamo
con le ginocchia avanti. Da qui andiamo su, ok? Distendiamo la gamba e ritorniamo. Quindi questo è il primo esercizio e poi ne facciamo altri di seguito. Sono quattro esercizi per la gamba destra, quattro esercizi per gamba sinistra. Questa è la posizione, potete anche stare giù così e via. Uno e ritorno, due e ritorno, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, ultima volta e rimani qui e vai giù e su, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani qui, ok? E chiudi, ok. Da qui andiamo di nuovo su e poi distendiamo la gamba avanti e non laterale, avanti come prima. Via 1, distendo e giù. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, ultimi 2, 9 e l'ultima volta 10 e giù. Ok, ritorna, distendi la gamba. Ultimo esercizio, andiamo ad aprire e a chiudere l'anca. Quando andiamo su, la gamba spinge indietro, il bacino però deve rimanere frontale, quindi non deve essere portato dietro insieme alla gamba. Ok? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Ok, recupera, sciogli un pochino la muscolatura. Ok, perfetto. Andiamo adesso dall'altra parte. Facciamo questi quattro esercizi anche per l'anca sinistra. Questi sono esercizi di rinforzo per, diciamo, la muscolatura dell'anca, che sono molto molto importanti veramente per rinforzare questa articolazione complessa e che ha bisogno con il tempo di essere rinforzata, perché con il tempo ci può dare dei problemi. Allora, gambe 90, andiamo su, distendiamo lateralmente, poi ritorniamo in chiusura, ok? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultima volta 10. Ok, da qui scendo e salgo. 1, 2, scusate gli effetti della luce, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
e 10. Ok, ritorno. Adesso andiamo su, gamba avanti, e poi ritorno in chiusura. Stessa cosa che abbiamo fatto prima, ma avanti, verso di me, verso lo schermo. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Giù la gamba, adesso la gamba è distesa sempre verso di me e vado su e giù con la gamba, ok? Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, apri bene l'anca, 6, 7, 8, 9 e 10. Recupera. Ok. Adesso andiamo in posizione qui. Distesa a terra con la schiena, oh, e ci facciamo un bel pisolino. Mi piacerebbe. Allora, andiamo su con le gambe. Io adesso cambio posizione così vedete meglio il movimento. Comunque sono gli esercizi che conoscete già per i muscoli adduttori dell'interno coscia. Allora, qui in questa posizione andiamo a divaricare e poi incrociamo le gambe. Vedete che quando divarico il piede è in flex, quando incrocio e unisco il piede e la punta è verso l'alto. Ok? Via. 1, 2, 3, divarica bene. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui vai con piccoli incroci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di nuovo divarica e unisci, incrocia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, recupera, sciogli queste gambe, poi lo rifacciamo una seconda volta, quindi sono due serie, ok, per 10 divaricate e 10 incroci piccoli. Andiamo su, via, 1, 2, divarica bene, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai, incroci piccoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di nuovo, divarica e incrocia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, incrocia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, giù, recupera.
Mamma mia, caldo ragazzi. Ok, rimanete lì tanto. Ah, io mi giro. Adesso abbiamo finito di lavorare sugli adduttori. Andiamo a lavorare un attimino sui glutei e poi concludiamo con l'addome. Allora, andiamo con le braccia a terra. Che cosa facciamo? Dobbiamo andare in retroversione del bacino, quindi le anche vanno portate verso di voi, ok? E in questo modo, in questa retroversione, vado a staccare il coccige da terra, quindi il sedere da terra, ok? E stringo bene i glutei. Da qui salgo, 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 arrivo fino a su con la pancia. Quando scendo, che cosa faccio? Vado al contrario, quindi poggio prima le vertebre dorsali e alla fine poggio il coccige. Ci siamo capiti? Quindi andata dal coccige al dorso, ritorno dal dorso al coccige e oltre che a lavorare sui glutei, sulla contrazione dei glutei, lavorate sulla percezione del movimento della vostra schiena. Soprattutto, via, uno e ritorno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e l'ultima volta, 10, ok, rimani su col bacino e da qui vai a portare la gamba destra avanti e poi poggia e vai con la gamba sinistra e ritorna senza dondolare, cerca di mantenere il bacino fermo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo, 10 e giù. Ok, recupera e poi lo rifacciamo da capo. Quindi 10 volte su e giù con la schiena, 10 volte gamba destra, gamba sinistra, ok? Oh. Via, sali, uno e percepisci il movimento della schiena, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10. Ok, rimani su e da qui porta la gamba avanti, distesa, 1, cambio, 2, cambio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo, 10 e giù, ok, recupera, andiamo con l'addome finale, allora mani dietro la nuca, andiamo a fare i nostri crunch, sollevando le spalle, andiamo a chiudere l'addome, quando ritorniamo giù non inarchiamo
la schiena, mi raccomando. Pronti? Via. Uno, Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. 10, ok, andiamo adesso con le gambe a 90, Portiamo le braccia su e da qui andiamo con un braccio, il braccio destro indietro e la gamba sinistra avanti, poi ritorniamo in chiusura e cambiamo. Via, 1, senza arcare la schiena, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui mani dietro, nuca, sali, ok? Porta le mani sul ginocchio, distende una gamba, poi cambia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e giù. Ok, lo rifacciamo, questi tre esercizi, abbiamo finito. Che calore! No, veramente oggi è qualcosa di incredibile. Devo cominciare a usare il condizionatore se continuiamo così. Anche perché è pieno di zanzare. Cioè. Allora, pronti? Mani dietro la nuca. Via, sali. Guarda, guarda sempre in alto, mento su. Uno. Due. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, da qui sali, braccio destro, gamba sinistra, via. 1, senza inarcare la schiena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Su le spalle. Blocca un ginocchio, distendi l'altra gamba e scambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Giù. Oh, andiamo a rilassarci, allunghiamoci. Ok, rimaniamo con i piedi a terra, le braccia rilassate a terra e le spalle rilassate. Oh, respiriamo. Così. Ok, porto il ginocchio al petto e faccio delle circonvoluzioni. Uno, due, tre, quattro,
5, 6, 7 e 8. Da qui distendo la gamba in alto, porto il tallone su e tiro, tiro, tiro. Ok, andiamo ad accavallare la gamba destra sulla sinistra. Se avete difficoltà perché avete una certa tensione all'anca, potete rimanere anche così ad allungarla un pochino, altrimenti prendete la coscia sinistra e tirate. Ok, cambio, gamba sinistra e circonduzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, distendo la gamba e tiro. Ok, vado ad accavallare la gamba, se non ho molta tensione all'anca, vado a prendere la coscia destra e giù, tiro. Respira profondamente quando allunghi, quando allunghi la muscolatura e respira. Ok, da qui porta tutte e due le ginocchia a petto e poi distende le gambe in alto, tutte e due, e tira. Così favoriamo anche la circolazione con questo esercizio, eh? Bellissimo. Ok, andiamo su a sederci, distendiamo le gambe, flettiamo la schiena avanti e respiriamo, respiriamo, respiriamo. Ok, ritorno su, andiamo sulle ginocchia, andiamo sui piedi e con calma srotoliamo la schiena con molta calma se soffrite di pressione bassa come me. E qui prendiamo un bel respiro e stop, mandiamo l'aria fuori. È molto bene, abbiamo finito anche oggi con i nostri appuntamenti. E noi ci rivediamo domani, che è l'ultimo giorno della settimana, anche se noi abbiamo il sabato al parco, ancora per un po', e quindi non è l'ultimo allenamento, ma per chi fa l'online o è distante da noi, sì, praticamente abbiamo stretching, mobility e gag domani, quindi vi aspetto sempre numerosi, mi raccomando, o online o in differita o in diretta, cercate di allenarvi.
Ancora per un po', poi si va in vacanza, ci si rilassa, come si sa. E anche lì bisogna comunque andare in bici o nuotare, qualcosina si fa. Però diciamo, uno si dà uno stop alle nostre attività per poi riprendere a settembre. E chissà, online non si sa, eh? L'anno prossimo, insomma, io mi auguro che ci sia molta presenza fisica. Allora, vi auguro ovviamente una buona giornata e ci vediamo prestissimo, cioè domani. Ciao!